sfiorato nel primo tempo, nella prima ci ha trovato con una rovesciata. Come giudichi la tua prova? Che cosa è mancato insomma per centrare il bersaglio? Ma sono contento della prestazione che ho fatto e quella della squadra. Forse c'è un po' di rammarico per il primo tempo, che secondo me abbiamo avuto un attimo, tra virgolette, nemmeno paura, però sapevamo che la squadra che affrontavamo era forte. Secondo me è una delle squadre più forti che abbiamo incontrato. Però la cosa positiva è che appena ci hanno fatto gol siamo stati bravi a reagire e poi nel secondo tempo credo che ci sia stata solamente una squadra in campo. Siamo stati sfortunati, è stato bravo con Leone, quindi credo che più di così non si poteva fare. Ripeto, l'importante è che abbiamo questo carattere per andare anche a Lecce per fare qualcosa di importante. Cosa cambierà per il match di ritorno? Ma non cambierà sicuramente niente, cambierà solamente l'atteggiamento, che bisogna ripartire dagli ultimi 45-50 minuti che abbiamo fatto. Perché secondo me se affrontiamo il Lecce come abbiamo affrontato il secondo tempo possiamo fare molto bene. No, ma siamo serenissimi perché siamo consapevoli delle nostre potenzialità, che possiamo fare bene e credo che se riusciamo a stare calmi, a giocare come sappiamo, credo che ci divertiamo noi e facciamo divertire anche i tifosi. Al di là dell'aspetto psicologico che già hai detto, che cosa secondo te per voi in campo non ha funzionato al meglio nella prima parte di partita? Ma non è che non ha funzionato, queste sono partite delicate, non so, secondo me forse abbiamo aspettato un po' troppo il Lecce. Ripeto, come abbiamo preso il gol, credo che l'hanno visto tutti, che abbiamo avuto una reazione credo incredibile. Poi abbiamo sperato il gol molte volte, poi ripeto, le partite a volte vanno come non vorresti, però siamo stati bravissimi secondo me a sfruttare anche le occasioni che abbiamo avuto perché loro sono una buona squadra. Abbiamo avuto la sensazione che la vostra gamba nel finale fosse migliore del Lecce, voi come vi sentivate in campo? Che sensazione avevate voi? Ma io onestamente negli ultimi 5-10 minuti ho avuto un pochino di crampi, però credo che ci può stare, perché era da tanto che non facevo 90 minuti e credo ci può stare, però come ha detto lei abbiamo forse negli ultimi 10 minuti di quarto d'ora abbiamo corso molto più di loro e questo per noi sicuramente è un fattore mentale importante. Si gioca alle 16 a Lecce. Sì. Il regolamento attuale non concede particolari favori alla squadra di casa, per cui Lecce se vorrà qualificarsi dovrà esporsi maggiormente. Pensi che con maggiori spazi il tuo gioco possa avere più libertà? Ma secondo me Lecce se la giocherà a viso aperto, perché come ha detto lei il pareggio non basta a nessuno delle due. Diciamo per le mie caratteristiche e per i miei compagni sfruttare i contropiedi per noi sarebbe eccezionale. Bisogna andare lì e stare al 110% e andare a 2000. Va bene? Okay.